Però mi è crashato Minecraft. Hi guys, e benvenuti a tutti in un nuovissimo video della Boomercast. Intanto subito vi volevo ringraziare perché lo scorso video ha raggiunto i 22 like e quindi ho deciso di fare un nuovissimo episodio appunto della Boomercast. In questa in, oggi intanto è notte, quindi andiamo subito a dormire. Oggi faremo il tour della mia casa, così la faccio vedere tutta bellina e coccolosa, perché intanto, come hanno fatto tutti gli altri, che vi metterò appunto il link in descrizione, intanto faccio lo screen così c'ho la miniatura. Ok, e intanto ho modificato la mia skin, come potete vedere c'è il cappuccio e il ciuffo in 3D, e poi c'è appunto la S sempre dietro perché non riesco a mangiare. Quindi, oddio, c'è uno zombie. Vabbè, quindi uccidiamo lo zombo. Wey zombo, ecco di qua, muori brutto stupido. Wey, ok, perfetto. Quindi questa qua che state vedendo qua è casa mia, costruita in un giorno, perché è venuta l'idea, subito l'ho fatta. Questo qua appunto è il mio bellissimo giardino fatto a caso, però mi piace tanto. Ok, entriamo subito. Questa qua è l'entrata. Ci sono dei bellissimi tulipani con un tavolino fatto con una mensola fatta a caso, due fornaci, un tavolino un pochino brutto, mi piace. Qua c'è una cosa che dovevo fare, che non mi sto ricordando che cosa devo farci. Qua c'è la mia bellissima crafting table. Vabbè, qua non c'è niente da guardare, ci sono solo gli utensili per appunto per tutte le cose che mi servono. Qua c'è un grandissimo magazzino, un piccolo delle case, non c'è niente di che. Qua c'è intanto la mia bel terrazzino piccolino. Intanto non vi faccio vedere tutte le altre cose, ma vi faccio vedere le cose esterne. E qua c'è il terrazzo grande che farò un video dedicato per quando decoreremo. Poi, come vedete, la ho spianato un po', perché ho in mente di fare un bel lavoretto. Ah, tutti questi fiori, questi alberi qua che vedete di betulla sono miei, perché servono per un progetto. Laccio un creeper. Ciao creeper! Quindi iniziamo allora dal secondo piano. Ecco qua, il secondo piano ha una bellissima pianta molto simpatica, e anche qua la stessa, fatta con lo stesso modo, composto di sotto e due pezzi di foglia, divanetto, due tappetini fatti ovviamente simmetrici rossi con un tavolino, un tavolo. E poi ci siamo stati, questo qua è la scala che sale a 2, molto bella. E qua ci sono della vetrata che è per ringhiera, quindi per, non mi viene il termine, però ok, ci siamo capiti. E qua c'è la finestra che porta sul cosa, e qua vi avevo fatto vedere. Ecco qua la mia stanza, tra virgolette, da letto, che in realtà non è la mia, ma è la stanza degli ospiti. Ecco qua. Qua c'è un divanetto, come sempre. Bah, non ci ho fatto niente. Volevo mettere due vasetti qua e mettere altri tulipani perché mi piacciono molto. Quindi scendiamo qui sotto. Ed ecco qua. Metto tutte le casse private, delle fornaci, altre casse private. Quindi questo qua è il magazzino. Qua c'è una porta conclusa, ovviamente, che c'è scritto in mio magazzino privato, quindi non ci sono potuto fare niente, ma siccome non me ne frega niente. Quindi, qua c'è i cartelli che devo mettere delle cose che mi servono. Oh, me l'ho dimenticato, vabbè. Fornace, crafting table da fare, qua c'è della cobblestone, del legno, vabbè, che non mi servono.
Questo qua è una sorta di sala fornace, possiamo dire. Qua c'è la miniera. Sempre nella mia camera, un'altra camera privata, che in realtà questa qua è la mia vera stanza da letto. Quindi c'è il letto e l'elmetto, che è d'oro, ovviamente, perché il cielo è bello. E infatti è il mio simbolo, l'elmetto d'oro. Intanto lo rimettiamo ho sbagliato, ho cliccato 2 volte. Mettiamo al suo posto, sopra il letto. Poi qua c'è un pavimento con tronco di betulla, tronco di cosa, di quercia scura, che poi sono alternati nel cosiddetto tetto. E qui sotto c'è la miniera da fare. E poi qua dovremmo continuare a costruire delle piccole stanze. Piccole, però, come state sentendo, forse ci sono dei mob e non vorrei scavare perché è difficile, un pochino complicato. Ok, perfetto, questo qua è appunto it's my home, quindi è casa mia. Dove possiamo usare la pietra? Qua c'è tantissimo lì. Mamma mia di terra, è tutto quello che ho spianato, ragazzi. Quindi, per non annoiarvi, qua andiamo un pochino a spianare. Ok, abbiamo altre 3 palo, quindi ne approfitto per dirvi qualche cosa. Spianato tantissime. Ah, ecco, una cosa che vi devo fare vedere era la farm, quella che avevamo iniziato nello scorso episodio della Boomercraft. Eccola qua, è venuta bellissima. Qua oggi ho raccolto un po' di grano. Volevo togliere tutto perché sennò poi nel video rendeva brutto. Non sono da solo, quindi it's good, molto good. Ecco qua, questo qua è tutto. Cioè, avete presente il lago che c'era nello scorso video? Lo potete andare a pure a vedere. Adesso non c'è più, ma c'è del grano, un lago di grano. Quindi, aia, andiamo subito. Intanto, quando faccio una cosetta, vediamo kit, cibo, no, prendo un po' di cibo, almeno possiamo avere qualcosa di decente anche da mangiare. Terraforming fatto tutto interamente da me con la pala. E qua appunto c'è tutto quello che devo spianare. Ovviamente, non ho accessorio, se no prendevo della lana. Sorry Manuel, lascio tutti i link del nello scorso video, mi sono dimenticato di lasciare i link in descrizione. Vabbè, dettagli. Intanto, che cosa faccio? Vabbè, facciamo, spieniamo qua. Così ne approfitto per dirvi delle cosette. Quindi, intanto, inizierei come per dirvi che scommetto perché sta avvenendo. Oh mio Dio, ho sbagliato. Beh, sta avvenendo molto. Sta andando molto bene, appunto, la Boomercraft. Ne sono molto fiero di questo. E quindi io direi che, siccome a molti di voi so che piace Minecraft, vorrei fare un server mio, tutto mio. Però non so quanto e come farlo, quindi poi mi organizzerò un altro giorno. Quindi, se volete più informazioni, io lascio il link mio di Instagram in descrizione, dove posto alcune cose abbastanza interessanti. A proposito, ora lo dovrei un pochino attivare perché non sto postando niente. Quindi, e basta, era questo quello da dirvi. Se voi vorreste un piccolo dei video su Minecraft, oltre a questi qua della Boomercraft che porto lo stesso anche se non vi piacciono, l'importante è che piacciono a me. Vabbè, poi se piacciono anche a voi, good, vanno benissimo. Quindi, intanto lo so che in questo video sarà una noia mortale, ma non ci farà niente, quindi intanto. Ma io non sto capendo poi cosa è successo. Vabbè. Oltre a tutti questi bug che in Minecraft ha, intanto io prosciugo, prosciugo,
prosciugata. Tutto questo bellissimo e simpaticissimo lago, laghetto in realtà, o pozza di merda di acqua, modo più veloce, dico lago, e ne approfitto per dirvi che tra qualche giorno andrò in live su Twitch, su Minecraft, e appunto farò un paio di costruzioni. Quindi vi lascio appunto il link di cosa? Di Twitch. Oh, cazzo! Vabbè, vi lascio il link di Twitch per andarmi a seguire pure là. Quindi andate, correte immediatamente a seguirmi su Twitch, il noto sito viola, che non è tanto noto come YouTube, però andate pure là perché farò appunto live di Minecraft e anche di Warzone, eccetera, che poi porterò pure su YouTube. Ovviamente poi le migliori cose le posterò pure su YouTube per farvi vedere anche a voi quello che succede live. Quindi dobbiamo spianare fino a qua. What the fuck? Quindi dovrei andare a prendermi un letto. Oppure ritornare se... Vabbè. Faccio una cosa prima, dai. Perché sto dormendo sulla finestra? Problemi. Vabbè, intanto continuiamo a spianare. Non faccio tutto in questo video perché sennò diventa... Come so basso, diventa una noia mortale. Appunto, ne approfitto per dirvi alcune cose. Ne ho approfittato per dirvi alcune cose. Infatti, ora direi che intanto vi dico che ci sono tante cose che ho in mente sulla Boomercraft. Un esempio sarà quello che ho in mente di costruire dove sto spianando. E quindi poi vedrete delle belle, sia in live su Twitch che poi anche su YouTube. Quindi, vediamo. Togliamo un altro po' di erba. No, qua no. Quindi, invece, dobbiamo fare un po' di terraforming. Termine letterario di Minecraft vuol dire formazione della terra come era prima, tra virgolette. Ah, più simile al mondo di Minecraft. Ovviamente c'è tutta una collinetta qua un pochino brutta perché non poteva essere così normale un piano in su. No, la montagna mi dovevo notare, vabbè. Sono cose che capitano. Ovviamente il terreno non è tutto uguale, quindi qualcosa di no, si doveva spianare di suo. Tipo questa casa qua. In realtà non c'era prima tutto qua pianura, era un pochino sollevato, mi ricordo. Ma un blocco era, quindi ci stava. Qua invece è da ieri, quindi da sabato, da quando sto registrando questo video, che ho spianato tutto da qua fino a là, tutto. Tutto, e ancora dovrei finire perché dovrei fermare appunto qua, però mi è crashato Minecraft. Va bene. Quindi allora a sto punto vi dico che finiamo il video, ci vediamo in un prossimo video, arrivederci.